L'abitato di Oppido Mamertina si trova alle falde della Spromonte settentrionale, a 340 metri sul livello del mare, lungo la strada statale che collega il versante ionico a quello tirrenico. Oppido è una città di nuova fondazione, integralmente progettata e ricostruita dopo il terremoto del 1783, poco distante dall'originario insediamento e su una superficie più ampia e meno acclive. Il comune di Oppido si trova sulla piana di Gioia Tauro alle porte dell'Aspromonte, diciamo così, a un'altezza di circa 300 metri sul livello del mare, anche se è un territorio che arriva fino a oltre i mille metri d'altezza. Si raggiunge naturalmente da Gioia Tauro dall'autostrada, attraverso poi le strade provinciali ex statali oppure si raggiunge sempre via autostrada ma con l'uscita di Palmi provenendo dall'aeroporto di Reggio Calabria o dall'imbarco di Villa San Giovanni. Il territorio di Oppido Mamertina presenta una stratificazione storica di particolare interesse archeologico. Molti ritrovamenti effettuati nel suo territorio. Ma l'aspetto archeologico può rappresentare una fonte per il turismo? Oppido si può praticare sia turismo archeologico sia turismo ambientale, diciamo così, perché dei 58 km quadrati di territorio comunale oltre il 30% ricade in zona, nell'area del Parco Nazionale dell'Aspromonte e quindi rappresenta una delle maggiori attrattive di questo territorio. Il turismo archeologico si può svolgere su una pluralità di siti che sono quelli di Mella, di Contrada Mella, che è il sito di origine italica più importante, e il sito di Castellace e poi un sito in montagna, in piena montagna, che è un fortino in contrada Palazzo. Peraltro i beni archeologici rappresentano una degli elementi sui quali, delle risorse sulle quali maggiormente stiamo puntando per attrarre un certo tipo di turismo, soprattutto quel turismo di nicchia che però sta ritrovando attualmente una nuova vitalità. La cattedrale di Oppido è un'istituzione le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Le prime notizie sulla chiesa madre risalgono ai primi decenni dopo il 1000 e precisamente al periodo 1050-1065. Da alcune pergamene antiche è possibile rilevare che proprio in quel periodo venne istituito ad Oppido il vescovato e alcuni cittadini dei ceti più abbienti fecero per l'occasione atto di donazione dei propri immobili, che consentirono appunto la costruzione di una cattedrale. In un altro documento del 1607, il vescovo Monsignor Giulio Ruffora descrive come un tempio antico e bellissimo, anche se un po' disadorno. Oggi il comune di Oppido ha una struttura piuttosto recente, per cui sotto il profilo architettonico si ferma, non va oltre la fine del Settecento, inizio Ottocento. Diciamo che ci sono due, sostanzialmente sono le strutture maggiormente interessanti sotto il profilo architettonico, che sono la cattedrale, peraltro a sua volta più volte modificata e ricostruita perché era stata a sua volta distrutta, semidistrutta dal terremoto del 1900, quello che ha coinvolto anche Messina e che ha avuto anche qui conseguenze importanti, e poi un palazzo signorile di origine sempre della stessa epoca, il Palazzo Grillo, che costituirà peraltro la sede del museo che stiamo per allestire. È previsto già per dicembre l'apertura del museo, che dovrà ospitare però non soltanto i beni e i reperti rinvenuti in Oppido, ma dovrebbe andare a rappresentare un museo che riguardi l'intero territorio e quindi anche i comuni che appartengono al parco. Importanti ritrovamenti del Neolitico e dell'età del ferro, ma anche boschi e oliveti. Oppido Mamertina rappresenta un'interessante meta turistica sia per gli appassionati di storia e archeologia che per gli amanti della natura.